tutti voi, ma in particolare a Mamma Italia, mi è venuto in mente adesso, perché quando io suonavo la chitarra i primi tempi, anzi lei mi ha detto: guarda, cosa vuoi per il regalo di scuola media? Avevo preso la terza media, ho detto: vorrei che mi comprassi una chitarra. Ricordo che mio padre fece gli straordinari lavori quel periodo, oltre a lavorare così come muratore sulle ferrovie, fece degli straordinari e mi comprò questa prima chitarra. E poi quando con la chitarra invece ho cominciato a fare questi dischi, mi hanno invitato all'estero, a Buenos Aires, New York e compagnia bella, allora mi diceva sempre lei: te che la chitarra pensando che resta a stare a casa, perché per la chitarra che Catarruzzo così non esce in mezzo alla strada, e si sapeva non dove c'era questa cosa qua. È tutto colpa della me, su ieci colpa qua. E poi mi dicevano giustamente i genitori: Cata studia, lascia stare la chitarra, che ancora la musica non si mangia, mi dicevano. Allora poi, quando feci il primo disco e la Rai comprò quel lavoro, no? Il Rotte Saracene, ispirato alla ragazza di carattere Pietro dei Turchi, e ricordo che a un certo punto utilizzò la Rai queste musiche, la tarantella di Cariati in particolare, lo so, per lo spot della pasta di Vella, se ricorderete, per qualche anno dato in onda sulle reti della Rai. Io di quel lavoro non ebbi mai nulla come diritti d'autore, perché il pezzo musicale durava meno di 8 secondi. Dopo 8 secondi sarebbe scattato i diritti d'autore, sarei diventato ricchissimo, più di Berlusconi probabilmente, però questo non successe, per fortuna probabilmente. E allora mi arrivò per una volta a casa un avviso della posta: c'è posta per te, Cataldo. Vado alla posta e c'era un pacco enorme e c'era scritto Di Vella. Aspita, vado a casa di Mamma Italia e dice: non Italia, apriamo questa scatola insieme per fuori. 2 pacchi mal tagliati, 3 pacchi spaghetti, Mafad, canna rossetto, 2 kg, biscotti senza zucchero aggiunti, olio e extravè, tutti i prodotti della Di Vella. Ma c'era di tutto, la salsa. Bene, ma questa è l'opera pontificia, una volta c'era l'opera pontificia che davano queste cose quando si votavano tanti anni fa. Oh, ma tu hai sempre detto che con la musica non si mangia. C'è pasta asciutta, ci può fare canna rossetti, può fare in brodo, e chi si dovrebbe no? Ma l'ha mannata la musica, e mo mangia, ci ha mangiato più di misa, mamma. Te l'ho ragione. Bene, dedicata a quella figura di donna veramente che ha saputo anche pensare che la vita è fatta anche di altro, di musica, probabilmente di sogni. Vi lasciamo in questa tarantella di Cariati, comunicandovi che siamo stati molto bene, anche se era un po' freddo qui sul palco, però alla fine ci siamo riscaldati benissimo con la vostra presenza, il vostro affetto, il vostro cuore aperto nei confronti miei e nei confronti nostri, dei miei amici musicisti. Innamorata mia, sei bella, quando ti mindo bacio solo, quando ti mindo bacio solo. Innamorata mia, sei cara, mi pinge forte, dire solo, mi pinge forte, dire solo. Si scende per capire la parte, se voglio dire sogno forte, se voglio dire sogno forte.
la tarantella, se qualcuno può fare. Al violino Piero Pollino. Fisarmonica Enzo Naccarato. Al basso o contrabbasso Carlo Cimino. Alla chitarra Cataldo Perri. Al Teatro di Cariati un omaggio e onore a Cataldo Perri. Voglio ricordare che ci sono dei CD all'uscita, chiunque vuole acquistarli, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ancora la serata non è finita, buonasera. Benvenuti al giudice Campana, grande magistrato. Buonasera, buonasera. La serata non è finita perché ci sono le premiazioni, un attimo solo. Cataldo Perri e la sua orchestra, lo squintetto. No, guarda, tu sei bravissimo, ascoltami. La solo del nuovo anno. Ecco. Porta fortuna, vai. Ascoltatelo tutto e tutti. Un attimo, ci sono delle sorprese. Ascoltiamo prima Checco Pallone, eccolo. Con una grande abilità. Al tamburello. Evviva Cariati e il popolo di Cariati, sempre!